possiamo dire che oggi il Comune di Velletri ha intrapreso quella strada di risanamento che era necessaria dopo il dissesto finanziario. Grazie. Grazie dell'invito. Anche se è passato un po' di tempo dalle prime riunioni, dalla convenzione, da atto al sindaco, a tutta l'amministrazione e all'assessore di aver con pervicacia lottato per arrivare e lavorato per arrivare a questo obiettivo. È un obiettivo in qualche modo storico, perché questa è una delle poche iniziative di un'amministrazione pubblica che entra in tutte le case amministrate. Tutte le famiglie saranno coinvolte, quindi all'inizio bisogna avere coraggio, ma anche grande capacità di ascolto. Le assemblee che state facendo, da questo punto di vista, sono importantissime, perché sia l'amministrazione pubblica e anche la società che poi gestirà concretamente il servizio, e i cittadini entrambi devono dimostrare lo spirito di sacrificio nel cambiare e anche una disponibilità eventualmente a modificare iniziative, orari, modo di lavorare, che sono la premessa per una buona riuscita di questo, della nuova modalità di gestione dei nostri rifiuti. Fortunatamente, ad esempio ACAP e anche noi, per quello che possiamo e continueremo a sostenere, abbiamo accumulato una certa esperienza. Sono ormai 69 comuni che stanno per o che hanno già intrapreso, stanno per intraprendere questa esperienza, poi diffusamente parlerà il presidente Zingaretti. Quindi un po' di esperienza in provincia l'abbiamo fatto su questa materia. Bisogna, ripeto, che l'amministrazione abbia coraggio, i problemi. Chi sta fermo non li ha, chi si muove, chi tenta di innovare può averli. Basta che però si affrontano appunto con lo spirito giusto. I cittadini, in cambio di questi sacrifici, tra virgolette, avranno sicuramente una città più pulita, perché dal 2 nella notte tra il 1 e il 2 luglio spariranno i rifiuti, spariranno i contenitori indifferenziati per i rifiuti per strada. Lo sappiamo che molto spesso questi contenitori sono delle piccole, discariche che oltre a determinare puzze possono anche, soprattutto quando arriva il caldo, adesso sta per arrivare, problemi in alcuni casi anche centri sanitari. Quindi sicuramente il primo risultato sarà una maggior decoro e una maggiore tutela dei nostri centri, dei nostri quartieri. In secondo luogo voi aiuterete in questo modo un modo più intelligente di gestire i rifiuti. Interrare i nostri rifiuti oggi appare sempre più uno spreco, perché possono essere le miniere del futuro. Pensate, l'alluminio che noi interriamo è un bene, un materiale che vive in eterno, così come la carta può essere a 7 vite o 9 vite, come i gatti, come la battuta sui gatti, quindi può essere riutilizzata. Fino a qualche anno fa, vi ricordate, sulla carta riciclata addirittura c'era chi ironizzava. Oggi tutti i giornali, i principali giornali a diffusione nazionale, usano la carta riciclata per appunto stampare i loro quotidiani. E potrei continuare. In sostanza, noi in questo modo diamo un contributo importante a fare in modo che i rifiuti da problema possano diventare una risorsa. Questi materiali
soprattutto se voi raggiungerete, ma io sono certo che sarà così, percentuali superiori al 50%, potranno aiutare economicamente questa nuova modalità di gestione, e quindi potranno aiutare quella che noi chiamiamo quella green economy, quella nuova economia sostenibile che fa ricchi tanti territori e sulla quale noi stiamo in ritardo, ma può essere una grande occasione per produrre una buona occupazione, occupazione stabile e buona, che sappiamo in questa situazione è così utile. Da questo punto di vista noi staremo al vostro fianco nell'aiutarvi, non solo nel darvi l'autorizzazione, appena la conferenza dei servizi esaminerà il progetto dell'impianto di compostaggio, diseologica già l'avete realizzata, manca l'impianto di compostaggio che sarà importante per voi, ma sarà importante anche per tutti gli altri comuni che stanno iniziando la raccolta porta a porta qui intorno, già Riccia lo fa, tra un po' lo farà anche Castel Gandolfo, speriamo che anche Albano tra un po' inizi. Pomezia già la sta facendo, in una parte del suo territorio la deve allargare, Anzio già iniziato ad allargare, qualcuno tra un po' inizierà. Parliamo di comuni grandi e importanti, delle Etri, che quindi hanno bisogno di strutture di supporto, di impianti di supporto per gestire in modo intelligente una parte importante dei rifiuti che produciamo. L'umido è circa il 30%. L'umido, e ho parlato fin troppo quindi finisco, l'umido poi sarà trasformato in energia pulita e in fertilizzante organico. Ci sono molte attività agricole presenti in questa zona, io credo che il comune sarà molto interessato ad aiutarle anche fornendo questi materiali organici senza alcuna aggiunta chimica, così importanti per fare in modo che la nostra agricoltura trovi anche un sostegno diretto. Quindi vedete come un'innovazione nella gestione dei rifiuti può fare bene a tante attività economiche, quindi un po' fa bene all'ambiente, ma fa bene anche alla nostra economia. Cose sono state dette, io quindi mi riduco a alcune riflessioni. La prima, voglio fare complimenti al sindaco Servadio, all'assessore Ognibene, a tutta la giunta e la maggioranza per questa scelta. E bisogna dirlo, perché in realtà una consigliatura dura 5 anni, se si fosse affermata la pigrizia culturale